Quello che vedi non è un aeroporto, ma un cimitero. Questo è l'AMARG, il cimitero degli aerei più grande del mondo, che ospita circa 4.000 velivoli dismessi. Pensa che solo negli Stati Uniti esistono circa 10 strutture come questa. In questo nuovo video di Contro Natura parleremo del loro scopo e soprattutto del perché si fa così fatica a smaltire i relitti degli aeroplani. Contro Natura è la rubrica di yoga in cui diamo voce a tutti quei luoghi che l'essere umano ha stravolto. Se conosci altre storie, lascia pure un commento e mi raccomando, iscriviti al canale, è molto importante per noi. Magari ti sarà capitato di vedere una notizia come questa. Questo perché anche gli aerei hanno un loro ciclo di vita. Rimangono in servizio mediamente per 25 anni prima di essere smantellati. La durata di vita di un aereo dipende da una serie di fattori, tra cui il numero e la lunghezza di voli, cioè il ciclo di decollo e atterraggio e di pressurizzazione e depressurizzazione, e la lunghezza della tratta. Oltre naturalmente alle tecniche di manutenzione che vengono usate. Esauriti 60-70.000 cicli, un aereo si può dire vecchio ed è pronto quindi ad andare in pensione. Mantenere l'aereo in servizio, infatti, richiederebbe degli interventi troppo costosi e poco efficienti, oltre a tempi lunghi, che difficilmente le compagnie si renderebbero disponibili a sostenere. Per darti un'idea dei numeri, si stima che entro i prossimi 20 anni, secondo i dati ufficiali più recenti, verranno dismessi circa 17.000 aerei. Ora, una volta terminato il loro utilizzo, gli aerei vengono consegnati o fatti volare fino alle strutture specializzate e depositati in autentici cimiteri, in attesa del loro smaltimento. Una delle più importanti società dedicate a tale scopo si chiama appunto AMARG e si trova nei pressi della base militare Davis Mountain a Tucson, in Texas. Ma ci sono anche altre realtà simili in tutto il mondo. La struttura più importante d'Europa si trova in Spagna, all'aeroporto di Teruel. Ora, tendenzialmente queste strutture presentano le stesse caratteristiche, ampi spazi e un clima secco e asciutto per non deteriorare gli elementi dei relitti. Gli aerei quindi vengono lavati, registrati in un database, decontaminati da sostanze pericolose, come per esempio può essere la benzina del serbatoio, trattati con un antiruggine e infine collocati nella loro posizione di stoccaggio, come un vero catalogo praticamente, nell'attesa della loro sorte. Sì, perché alcuni di questi vengono semplicemente rivenduti e rimessi in funzione, anche a distanza di molti anni e dopo aver effettuato tutta la manutenzione necessaria. Altri velivoli invece vengono smontati e i loro pezzi riutilizzati. Ad oggi si stima che si possa riciclare fino al 90% di un aereo grazie allo smaltimento o riutilizzo di molte sue parti, per esempio del motore. La domanda quindi sorge spontanea. Se esiste la possibilità di poter riutilizzare i pezzi degli aerei, ma allora perché ci sono ancora questi cimiteri sterminati? Come dichiarato dalla International Air Transport Association, IATA, ovvero un'organizzazione internazionale di compagnie aeree, riciclare non è così facile come sembra. Si tratta di un processo molto lungo e i cui costi sono stimati in media sui 100.000 euro per ogni aereo. Il problema non è tanto il prezzo delle componenti, quanto piuttosto il costo degli interventi necessari per rimettere l'aereo in funzione. E poi c'è il problema dei materiali. Un aereo è composto principalmente da alluminio, un materiale che è al 100% riciclabile. Ma se questo non è puro ed è unito quindi ad altri elementi, il suo smaltimento avrà un processo più complicato. E poi ci sono tutte le incertezze legate alla manutenzione. Se l'aereo è tenuto correttamente ed è conservata in modo adeguato anche la documentazione che lo attesta, quest'ultimo allora potrà essere riutilizzato senza troppi problemi. Altrimenti è più facile che il mezzo si svaluti e sia praticamente da rottamare. Tutto ciò ha impedito la nascita di un vero e proprio mercato dell'aereo usato, cosa che spiega il motivo di queste distese sterminate di cimiteri. Ah, bisogna inoltre considerare che la produzione degli aerei non si ferma nel frattempo e si continuano a realizzare mezzi sempre più all'avanguardia. L'obiettivo dei produttori è sempre lo stesso, realizzare mezzi sempre più leggeri che trasportino il maggior numero di persone impegnando meno carburante possibile. La sovrapproduzione di aerei è uno dei fattori chiave che ha contribuito a generare il fenomeno di questi cimiteri degli aeroplani. La prima volta che si è sentita l'esigenza di trovare un deposito per i mezzi dismessi è avvenuta con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti si sono ritrovati un inventario di 65.000 aerei militari non più utilizzati. Il numero dei relitti è poi aumentato con la prima creazione degli aerei di linea nel 1969 e infine nel periodo del lockdown molti velivoli si sono danneggiati per il disuso e gran parte di essi sono stati appunto dismessi. E i numeri sono ulteriormente in crescita. Basti pensare che quest'anno si è registrato un record mai visto, 22.000 aerei in volo contemporaneamente. Questo cosa ci dimostra?
nostra. Ci dimostra che l'aereo è un mezzo sempre più utilizzato, nonostante, come sappiamo bene, anche in vita è uno dei mezzi di trasporto più inquinanti. E ci dimostra anche che lo smaltimento dei rottami è destinato in futuro a essere un problema fondamentale per il nostro ecosistema. Però alcune soluzioni innovative esistono e sono state trovate da aziende che hanno iniziato a utilizzare parti degli aerei come oggetti di arredamento e di design. Alcuni aerei, per esempio, sono stati dipinti ed esposti nel museo Pima, mentre nell'aeroporto di Helsinki si è avviato un interessante progetto per cui diversi pezzi di uno storico modello di A380 sono stati dipinti e messi all'asta per gli appassionati o i collezionisti. Questo vecchio Boeing che vedi, invece, è stato trasformato in un ostello all'aeroporto di Stoccolma. Tutto questo ci dimostra che il riciclaggio degli aerei deve e può diventare una nostra priorità. La stessa Commissione europea ha recentemente approvato il progetto Compass, che permetterà di sviluppare strumenti in grado di garantire una seconda vita ai componenti di aeroplani e mezzi di trasporto su gomma, quindi le automobili. L'obiettivo è quello di aumentare l'efficienza dei processi di riciclo e rigenerazione dei componenti in lamiera, da destinare poi alle nostre automobili, per esempio. Solo così sarà possibile ridurre l'impatto ambientale di questi cimiteri.